c'era ai miei tempi, cioè quando ero ragazzo, una canzone che era molto seguita, molto cantata, Vecchio mulino, che cigoli cigoli, dove il ritornello diceva scende l'acqua verso il mar, tutte pace come allora, del mulino il cigolar giunge ancora. Allora, mentre trovo i libri che dico io che bisogna che commentiamo, sì, ti passo a te la mano, se vuoi dire qualcosa in relazione al mulino. Sì, qua siamo nella valle della Madonna del Sorbo, in comune di Formello. È un'area di tutela ambientale totale e è ricompresa una delle parti, diciamo, predominanti, più importanti del Parco di Veio. Parco di Veio che ha un'estensione abnorme rispetto a quello che dovrebbe essere effettivamente, diciamo, destinato alla fruizione pubblica e al verde pubblico, e che però nonostante sia un aborto sotto qualunque punto di vista uno lo voglia vedere, e nonostante che in questi 17 anni esiste praticamente non abbia tutelato granché, nonostante le grandi affermazioni di vanagloria tipo quelle di Renzi, per capirci, noi però abbiamo comunque attraverso questa istituzione mantenuto alcune, diciamo, valenze importanti. Una di queste valenze è questo fiume, che è il Fosso della Valchetta, si chiama oggi, e in tempo romano-etrusca si chiamava fiume Cremera o Cremera. E questo fiume ha avuto una importanza storica rilevantissima, e qui ha una funzione però pubblica. Perché? Perché a partire appunto dall'epoca etrusco-romana, in questo posto c'è sempre stato un mulino d'acqua. Il mulino d'acqua si intra... ecco, qui c'è la cascata recente, la diga recente realizzata attorno al 1950, ma lì dietro vedete i ruderi del vecchio mulino, c'è ancora la parte, diciamo, superiore, minima parte, e la parte interrata però scavata nella roccia ancora esiste. Purtroppo qui il comune, essendo pericoloso il luogo, ha pensato bene di recintarlo. Ma la cosa importante di questo luogo è che, come si vede lì, che l'acqua scende sporchissima, trascuratissimo il luogo, come si vede chiaramente, però c'è una cosa importante: a un certo punto, dopo la cascata, il fiume si incunea dentro una gola. Alla fine della gola, dove c'è questa strettoia naturale, questo imbuto naturale che crea velocità nell'acqua, come regola idrodinamica assoluta, i etruschi sapevano che appunto realizzando un semi tubo Venturi si aumentava la velocità dell'acqua e quindi anche la possibilità di aumentare la potenza del mulino per, diciamo, dimensione proprio di superficie, ecco. E sopra a questa gola, allora, alla fine c'è la ruota del mulino che fruisce, diciamo, di questa prestazione particolare, e sopra, visto che c'era questa gola strettissima, in epoca etrusca e poi successivamente in epoca romana, medievale e quant'altro, è stato realizzato il ponte ad arco gotico, che purtroppo qui adesso è cresciuta la vegetazione e non si vede più. Però in un'altra occasione passeremo sull'altra sponda, in questo momento purtroppo non c'è possibile per questioni di tempo, ma torneremo sul posto e sull'argomento, perché la location merita. Eccoci qui quindi contestuali al momento attuale, in cui il dottor Giorgio Vitali ci documenterà su alcuni argomenti che, come al solito, ci dovrà illustrare in maniera magistrale. Come i nostri amici ben sanno, noi cogliamo l'occasione della presenza di luoghi eccezionali che ci ricordano
un immemorabile passato per fare alcune considerazioni leggendo qualche lavoro, leggendo qualche libro, qualche documento sulla realtà attuale. Oggi noi ci limiteremo a due testi che per me sono assolutamente importanti e di cui uno ha il titolo, questo è un testo che è stato scritto negli anni, è stato stampato in Italia da Pesi negli anni 80, Malinsky e de Poncet, la guerra occulta, armi e falsi dell'attacco ebraico-massonico alla tradizione europea, editore Ulrico Epi, 1939. Leggiamo soltanto una piccolissima parte per far vedere come noi richiamiamo sempre allo scritto del nostro amico Pucciarelli, perché Pucciarelli riprende questi concetti, ma li riprende sulla base di una letteratura che non è la nostra, è la letteratura americana, soprattutto americana. Quindi in America ci sono dei pensatori liberi, molto indipendenti, molto sganciati oltretutto dal potere attuale. Consiglio vivamente la lettura del libro dell'amico Pucciarelli, libro che si può tranquillamente acquistare via email, i nostri amici lo sanno, perché questo libro fa da contraltare nel senso positivo del termine, dice le stesse cose ma le dice con la voce degli autori americani, di oggi, di ieri, dell'altro ieri, ma soprattutto di oggi. Vediamo cosa c'è scritto qui in relazione alla Prima Guerra Mondiale. Dopo 3 anni di guerra e di sofferenze indicibili, questo stadio fu raggiunto. Il fronte occulto del sovversivismo internazionale, le cui cellule avevano egregiamente lavorato con la parola e la penna e le cui suggestioni si erano portate su tutti i punti vulnerabili di una sensibilità sovraccitata, gioiva già del trionfo da tanto pregustato che era stato il vero movente della guerra. Tuttavia esso non manifestava troppo rumorosamente la sua gioia nei riguardi della Russia, ove, se lo zarismo agonizzava, pure poteva ancora essere capace di riprendersi, forse in extremis, come certe attitudini dei suoi ultimi uomini politici potevano farlo temere. Da questo punto di vista vi preannuncio che leggeremo alcuni articoli di Mussolini relativi a quel periodo, dove anche in quel caso Mussolini, pur sostenendo a fondo la nostra guerra contro gli imperi centrali, perché era l'unica guerra rivoluzionaria che per quanto riguarda l'Italia, ma la sola Italia, si poteva fare, fa capire perfettamente che lo zarismo aveva in se stesso molte capacità di rivolta, e non solo, ma anche il governo di Kerensky, che era un governo di socialisti rivoluzionari, era in condizione di poter reggere la botta, se non che la congiura ebraico-massonico finanziaria che aveva puntato su Lenin, assieme agli interessi strategici dell'esercito tedesco, favorirono in tutti i modi questo Lenin. Quindi adesso tanto lo dico, ma leggendo quello che scriveva Mussolini più o meno nel 1916-17 nei suoi articoli che mandava dal fronte, si capisce perfettamente che anche lui puntava sul fatto che Kerensky potesse resistere. Qual è la differenza? La diciamo una volta per tutte. Kerensky rappresentava veramente il meglio, con tutte le implicazioni, anche massoni e quello che vuoi, ma rappresentava un governo esclusivamente di socialisti rivoluzionari. Lenin rappresentava i bolscevichi, quella che sappiamo piccolissima chi era. Minoranza che voluta, però c'avevano i soldi. Beh, esattamente, c'avevano voluta da loro signori, perché doveva bloccare le capacità, le enormi, infinite capacità industriali, potenziali, agricole della Russia, e l'ha tenuto fino alla caduta del muro di Berlino. Poi dopo la caduta del muro di Berlino c'è stato l'interregno in cui Gorbaciov e compagnia bella, Yeltsin, eccetera, in cui lor signori pensavano di gestire ancora direttamente, però in prima persona, non attraverso il bolscevismo,
quelle grandi ricchezze, grazie a Dio abbiamo un Putin che ha la capacità, la forza di reagire. Non a caso ci avevano messo un ubriacone. Guarda, la cosa. Cioè, come gli amici nostri attuali in Italia, quelli che sono più malleabili, più giocabili, i più sputtanabili. Oltre a essere veramente uno stronzo, questo qui era anche un ubriacone. Ma vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti. No, volevo dire una cosa soltanto, sì. Mi è venuto in mente che l'unico momento in cui veramente, uno dei pochi momenti, pochissimi, in cui l'Italia ha avuto una sua politica estera internazionale è stato attorno agli anni Ottanta, sì. Quando Craxi, lo sputtanato assoluto, tutte le armi, no, mi sono ricordato delle forniture che l'Auto Milara, sì, e la Ermacchi faceva all'Argentina durante la guerra delle isole Malvinas e Falkland, e gli inglesi ci hanno attaccato probabilmente per quella cosa che noi abbiamo fatto contro di loro allora. Esattamente. E all'epoca c'era anche la Francia che stava per l'Argentina, certo, ricordiamocelo bene, certo, perché i missili Exocet, che certo, con i quali certo, un aereo dell'aviazione argentina affondò un incrociatore inglese, erano francesi. Ricordiamocele queste cose, perché queste potenzialità ci sono ancora, le possiamo tirar fuori. Andiamo avanti. Se lo zarismo agonizzava, pure poteva ancora essere capace di riprendersi. No, perché pensavo all'Inghilterra che manipola e controlla tutto, sì, attraverso la finanza, no? Sì. Quella volta lì, incredibilmente, l'Italia, come capita, tutte le altre cose, il discorso con Arafat, il discorso naturale con il mondo arabo in generale, l'Iraq, il rapporto con l'Iraq che ci avevamo nell'82. Perché il rapporto 80. Con l'Iraq, il rapporto con i palestinesi, con i palestinesi. Certo. Per via indiretta, ovviamente, perché non potevamo muoverci diversamente. Allora, se lo zarismo agonizzava, dice, ma che cazzo c'entra questo? Però è comunque affine in alcune atteggiamenti. La geopolitica, chi esamina le cose dal punto di vista geopolitico vede sempre che i conti tornano, punto. Se lo zarismo agonizzava, pure poteva ancora essere capace di riprendersi, forse in extremis, come certe attitudini dei suoi ultimi uomini politici potevano farlo temere. Ma una volta scomparso quest'ultimo scrupolo, la verità a lungo contenuta risplendette. Il presidente Wilson se ne fece l'araldo e dette l'impulso alla manifestazione quasi subito di un nuovo stato d'animo che non era nato da sé, nulla potendo nascere automaticamente. Fu qualcosa di simile a quegli incendi di foreste che covano a lungo nell'humus della terra, consumano le radici degli alberi e poi di colpo prorompono e l'albero in fiamme e s'alzano fino alla sommità degli alberi già semi inariditi, ma conservanti fino ad allora una apparenza di verdura. Allora guardate, cari signori, che la rivoluzione russa si è affermata solo dopo, e non a caso a capo dell'Armata Rossa c'era un certo Trotsky, si è affermata dopo una lunga lotta fatta dai cosiddetti bianchi, che hanno combattuto sostenuti prevalentemente dall'Inghilterra e che hanno combattuto fino a quando hanno potuto, fino a quando sono stati abbandonati dall'Inghilterra. Uno di questi è stato Kolchak, e Kolchak finì fucilato. L'altro, di cui al momento non riesco a ricordare il nome, che era diventato poi capo, il grande atamano delle truppe russe che erano alleate coi tedeschi durante il secondo conflitto mondiale, fu consegnato ai russi, i russi lo impiccarono. Allora, tanto per dire, i due capi in testa. Però voglio ricordarvi una cosa, che questa resistenza fu mantenuta... No, bisogna dire una cosa, quello sì, che stavamo... diciamo, su cui riflettevamo l'altro ieri, sì, e cioè che gli schieramenti in campo non sono mai delineati, mai, quindi non possono ci sono esserlo. Tedeschi che vanno a combattere con i russi, ci sono russi che vanno a combattere i tedeschi, che ne so, polacchi che combattono con gli inglesi, polacchi che combattono con i tedeschi, eccetera, e italiani che combattono a favore dell'Ucraina, quelli che combattono a favore dei filorussi, eccetera, per fortuna, io dico a questo punto per fortuna. Non ci sono solo i lanzichenecchi nel mondo. Allora, di colpo fino alla fine, ma all'apparenza di verdura. Allora, volevo dire che la domanda sorge spontanea, dice, ma allora perché l'Inghilterra ha finanziato gli eserciti bianchi
che combattevano contro come l'armata rossa. Finanzia sempre tutti. Non solo, no, ma l'interesse era quello di impoverire ulteriormente la Russia. Come sta facendo adesso? Esattamente. Che foraggia tutti i vari partiti, che sono sempre loro, gli anglo-americani che finanziano, i banchieri anglo-americani, sì, che finanziano tutte le fazioni che stanno oggi in Italia. Esattamente. Stanno distruggendo l'immagine politica dei partiti. Certo. Ed è questa la loro funzione. Oltretutto. Devono portare il convincimento generale della popolazione ha una dissidio, un distacco completo dalla vita politica, quindi lasciando le armi a un protettorato politico di cupola mafiosa, di carattere mediterraneo, come lo vogliono, come ha sempre voluto loro fin dai tempi di insorgimento. Esattamente. È lo stesso. E nel caso specifico della Russia, ovviamente quella guerra civile determinò un ulteriore fortissimo impoverimento della popolazione, soprattutto rurale. Sì. Soprattutto rurale. Certo. Di conseguenza furono poi la strage dei culacchi, certo, e tutto il resto che adesso in questo momento non, certo, vogliamo analizzare. Beh, lì c'è tutto un discorso molto importante di interessi. Se eventualmente di lo faremo etici, un'altra volta, certamente. A partire da quel momento la guerra aveva realizzato la gran parte dell'opera che nella mente di coloro che l'avevano segretamente determinata o almeno diretta ne era stata la ragion d'essere. La democrazia europea era ormai ben organizzata e potentemente intensificata. Ad Occidente era essa affiancheggiata dalla democrazia quintessenziale americana. Ad Oriente le si offriva come modello la democrazia giudeo-moscovita, ansiosa di battere tutti i record del progresso. Al suo seguito aveva le giovani democrazie e se stesse più democrazie che nazionalismi, poiché il processo in Polonia, in Boemia, in Croazia, in Lituania e nelle future creazioni di una pace che doveva completare l'opera sovversiva della guerra era stato analogo. Quindi ricordiamoci bene che quello che ha scritto il nostro amico Pucciarelli nel suo libro è anche quello che è stato scritto prima qui da italiani, perché uno degli autori, questo De Poncin era un prete italiano. Malinsky? Malinsky è stato uno studioso di retroscena della storia della politica, molto noto, con residenza mi pare a Parigi. L'altro libro che voglio far vedere agli amici, L'occulta strategia della guerra senza confini, Società mitica e società organica sulle frontiere della guerra fredda, qui siamo a un testo collegato a un importantissimo convegno che si è tenuto negli anni 70, quindi adesso sono passati 50 anni e le cose sono sempre così. E sono peggiorate. Sì, vabbè, ma insomma, sono quelle. Sono state preannunciate anche da un intervento di quello che all'epoca era assolutamente sconosciuto, il professor Giacinto Auriti, la società di capitali come strumento di dominazione economica. Basta il titolo per dirvi, già da allora... Economica politica. Esattamente. Già da allora Auriti aveva inquadrato il problema. Io vi leggo soltanto la presentazione. Sommario, premessa, impostazione del problema. Il credito del socio nei confronti della società non può essere da obbligazione contrattuale. 3. Conferimento delle quote e principio economico del minimo mezzo. 4. Il credito del socio nei confronti della società non può nascere da obbligazione legale. 5. Il credito del socio nei confronti della società è un credito di restituzione. Sulla capacità dell'organo della persona giuridica. 7. La personalità giuridica della società. Natura giuridica del conferimento di quota. Critica alla teoria del contratto plurilaterale. 10. Acquisto da parte della società delle proprie azioni. Interpretazione dell'articolo 2357 del Codice Civile e dimostrazione della tesi. 11. L'ipotesi dell'unico azionista ed il concetto di patrimonio separato. 12. Definizione del concetto di società. 13. La società di capitali come strumento per la dominazione dei mercati. Considerazioni conclusive sulla necessità di una riforma del diritto societario. Non a caso noi ci battiamo da decenni per l'annullamento della società di soggetto collettivo. Esattamente. Non è possibile. Ecco qui. Non è possibile che nessuno risponda di niente. Allora,
Beh, eccolo qui. Loro sono andati. Ed è una disparità, l'articolo 3 è un'inequità, è una sperequazione fra il cittadino singolo e la società di capitali. Ma perché, scusa, le banche non sono società di capitali? Certo. Le grandi multinazionali sono società di capitali. In particolare le società di capitali sono quelle bancarie e finanziarie. Il fatto che la sede legale della Banca d'Italia sia la Cayman dice qualcosa a qualcuno. Ma chi gli dà il diritto alla Banca d'Italia di spostare la sede nelle isole Cayman? Certo, dovrebbe come minimo, anche se privatizzata, dovrebbe avere sede in Italia, certo. Dove i dirigenti possono essere acciuffati, se controllati, non verificati, certo. Invece qui è tutto un bailamme in cui i maggiori responsabili, e lo diciamo e lo ripetiamo, sai che dobbiamo sono fare? I politici e la magistratura. Fare? Te lo dico, dobbiamo andare domani, dopodomani, appena abbiamo tempo, in settimana, quando, o la settimana prossima, in banca a chiedere la fattura. Se non ce la fanno, chiamiamo la Guardia di Finanza. Bisogna prima mettersi bene d'accordo. La legge è la 602-603 è quello che noi diciamo, 73. La vera evasione da parte delle banche consiste nel farti pagare dei soldi senza rilasciare mai la fattura. Questo lo diciamo per i nostri amici, al fine che i nostri amici che devono fare una causa contro la banca debbano chiedere anche questa cosa. La fattura, di qualunque monumento, di qualunque la competenza. La fatturazione di tutte le operazioni fatte fino in quel momento. Con questo penso che valga la pena di chiudere. Ciao a tutti!